colombe dal visio chiamate. Con l'ali alzate. Perché ridi? Sei buffo, sei veramente buffo. Buffo? Sì, sì, non te ne rendi conto. Fra poco andiamo in cielo e tu pensi all'inferno. La voce, Giulia, l'hai udita anche tu. E a due, a tre, uno alla volta tutti siamo accorsi. Sì forte fu l'affettuoso grido. Questa tua mania delle frasi celebri. Non sono frasi, sono versi. La poesia, Nicolò. L'inferno è decisione, è risolutezza. L'inferno è serio, come la nostra partenza. Questo è serio. Hai letto? Un ricercatore del laboratorio del Michigan dichiara che ben presto le patate e le rape produrranno plastica. Una plastica benefica, bella. Una plastica biodegradabile. Shh, zitta! Non è possibile. Povero Nicolò, la poesia. Non è possibile. Hai scomodato pure il padre Dante. La poesia è una cosa, la realtà è un'altra. Le giornate, i mesi, gli anni pieni, straripanti di questa logica. Ora anche la nostra vacanza, la logica dell'illogico. Non è possibile, tutto è conseguenziale. L'imbecillità non ha limiti, taglia traguardi sempre più precisi, vince sempre. Non cominciare con le tue teorie, un semplice contrattempo e... Non si tratta di un contrattempo. Possibile, tu non voglia capire? Solo la normale, scontata evoluzione del contrattempo. Il meccanismo si è inceppato e la nota ripetuta inventa e amplifica il suono. Il bolero, sì, sì, il bolero senza Ravel, naturalmente. Il bolero decapitato. Oh, insomma sei assurdo. Francamente non riesco a seguirti. Ti irriti perché tutto è conseguenziale, scontato. E poi a quest'ora ho un certo languorino. Va bene, andiamo. Le frecce! Ah, le frecce indicano tutto! Basta trovare le frecce! La voce l'hai ascoltata? Diceva, partenza sospesa per motivi tecnici. E l'attributo, dico io, avrebbe reso più seria la frase. Sospesa per seri motivi tecnici. No, nulla di serio, guai a turbare il seguito. Di che? Della frase, Giulia. Preghiamo i signori passeggeri di non abbandonare la zona franca. E mi sembra logico, il volo non è cancellato, è solo sospesa la partenza. No, che non è logica, è il limbo, Giulia, il limbo. È questo che mi fa impazzire. Ah, prima eravamo all'inferno e ora siamo nel limbo. Ci siamo piombati. Ci siamo piombati, Giulia. Ecco così, fermi un attimo, un solo attimo. Perfetto! Anche questa è fatta. Fatta cosa? La fotografia. Ah, forse lei non se n'è accorto. Io sono imprevedibile, veloce come il lampo. Ma guarda questo. Perché proprio adesso, mi scusi? E quando se non adesso? Ma che cosa sta dicendo? Che cosa sta dicendo lei, mi perdoni? Lei mi domanda perché proprio adesso e io le rispondo. Quando se non adesso? Adesso tu vai a nozze, il tuo uomo. Ah, lei intende ora che tutto è sospeso. Precisamente! Finalmente hai chiarito, ora andiamo. Perché le interessa tanto? L'attimo? Sì, l'attimo. Sono un fotografo, né prima né dopo l'accaduto. Questo è il senso, così solo è importante un documento. Per curiosità, dal momento che noi due siamo il soggetto, cosa ne sarà della fotografia? Nicolò! Le foto appartengono al fotografo. Si rassicuri, io l'appendo qui a questo filo con le altre ad asciugare. Ecco, una bella molletta e il gioco è fatto. Fino a quando? Fino a quando cosa? Fino a quando rimane lì. Fino a quando l'attimo non si dissolve. E della foto che ne sarà? Svanirà nel nulla. Non la tocchi, non è sua! Nicolò! Sì, sì, Giulia, andiamo. Mi tolga una curiosità. Cosa se ne fa lei di foto che svaniscono, che non può utilizzare, che non può piazzare ad una qualsiasi agenzia che le possa pubblicare su una qualsiasi... Le foto non si danno, le foto non si vendono. Le foto sono di chi le ha colte e rimangono sue. Nicolò, a me sembra matto. Adesso io vado, tienigli compagnia tu. E non ti arrabbiare, Giulia, non ti arrabbiare. Sempre così. Io mi fermo perché trovo interessante una persona e tu, le uniche parole che sai dire, a me sembra matto. E poi ti arrabbi. Ho fame, Nicolò. Che si tenga le sue fotografie. E Gigi! Gigi! Buono questo. Stai zitto. Ah, questo non è matto. Non facciamoci vedere. Lasciamoli finire la canzone. Non avevi fame, Giulia? Per favore. Gigi! Gigi, siamo noi! Gigi. Lascialo perdere, Giulia, andiamo. Il giocattolo si è rotto. Gli si è rotto tra le mani. No, non è possibile. Anche Gigi adesso nelle tue analisi. E dove stiamo andando? Ti sei messo a correre.
Seguo le frecce che indicano tutto. Stiamo andando nella direzione più giusta. Speriamo. Non vedi? Non vedi? La pista per i polli da ingrasso. Non vedi il free shop? Stai attenta a non beccare troppo. Solo le sigarette, magari solo mezza stecca. Altrimenti là in fondo, se raggiungi il peso giusto, ti indirizzano al mattatoio, così con le sole sigarette. Se per caso le frecce scompaiono, rischi soltanto un altro giro per orientarti. Non scherzare, per poco non ti prendevo sul serio. Oh, le caramelline! Guardami, Giulia! Guardami bene in faccia e puntami un dito qui, nel mento, poi un altro qui, dall'altra parte. La tortura reclamizzata, necessaria, codificata allo scassamento. Sei preoccupata? No, non ti preoccupare. Se per caso io avessi un attimo di stanchezza e mi arrotolassi, come generare che sono tanto al quadro di Bai, ci sono le caramelline, le dolci, cremose caramelline, un delizioso pacchetto all'impiedi, sotto il mento, ed ecco il reggimento. Nicolò. La bella fanciulla minaccia di spogliarsi se non le vengono date le caramelle. Che aspetti? Slaccia la camicetta. Nicolò, sei diventato male. Slacciala, ti dico. Eccoti le caramelle. E adesso? Adesso scuotimi. Scuotimi, Giulia, perché ho rubato. Vedi? Vedi? Le caramelline cadono a bizzeffe e io non reggo più il mento per lo scotimento che genera lo scassamento e di conseguenza lo scoramento. Lo hai detto anche tu, il limbo ti fa impazzire? Sì, tutto è programmato, tutto è già ordinato, là, nell'astratto, ed esclude il desiderio. Basta, basta, Nicolò, non ci resisto. Il paracadute, io ce l'ho sempre il paracadute. Micidiale, credimi, micidiale. Il paracadute abbandona la condizione di difesa della caduta e diventa sinonimo della caduta del desiderio. Guarda, guarda qui, è la conferma. Ecco un vasto campionario delle peculiarità del paracadute, le possibili varianti del godimento che l'attrezzo, solo l'attrezzo concede, mentre precipita il desiderio. Che c'entra il paracadute? Il salvaslip, il salvascelle, grande, grande, il tocco delicato, piani e piani di carta igienica da rincorrere con il culo in ascensore, e lì vicino, proprio azzeccato, il banco della nonna e della zia dai capelli argentati, che raccomandano paradisi stellati di biscottini indispensabili, briochine di poliuretano morbido e tante, tante altre leccornie a quote differenziate. A quote differenziate. Le pere. Che belle confezioni. Vuoi una pera? Ne vuoi due, tre? Ne vuoi un mazzo? Compera una pera. C'è sempre chi raccoglie le pere per te con un bel cestino. E il cestino porta scritto sopra: noi raccogliamo le pere per te. Quelle cadute, si intende. Quelle che ti cadono, scadute. Nicolò, sei volgare. No, no, no. No, non sono volgare. E poi ho finito. È il gran finale. È il momento del pannolone. Il pannolone si affianca al pannolino per soddisfare la maggiore esigenza di chi avrà l'obbligo di passare dal pannolino al pannolone. Le confezioni. Oh, le confezioni accompagnano dolce la parola incontinenza. Adesso la finisci. Bastano le sigarette e andiamo a mangiare. Ecco. Ti chiedo scusa, Giulia, ti chiedo scusa. Oh, che guaio. Ho perso le frecce. Ci toccherà fare un altro giro. Ti toccherà. Io aspetto qui, davanti alla cassa. Ah, finalmente. Giulia, non c'è più l'automobile. L'automobile? Sì, l'automobile. C'è un'automobile nel tuo futuro? Nicolò, siamo alla cassa. Le automobili sono fioriere ai bordi della strada, sui marciapiedi, sui tetti e sui balconi fiorati. Oh, no! Certo, perché adesso siamo nel pieno dell'orchestra, nel finale del bolero. E l'automobile non c'è più. Ci sono le caramelline, c'è il paracadute. La semplificazione è raggiungibile subito nel grande coro degli strumenti, nello scassamento. La chiusa, il gran finale, lo stacco ultimo e il futuro ravvicinato. È sempre lui, Giulia. Ma cosa stai dicendo? È lui, il pannolone. Paga, siamo alla cassa. La freccia, ecco la freccia. Dove? Qui, sopra la cassa. Prego, signori. Siete in due? Sì. Un attimo che vi sistemo. Giulia, lasciamo qui la borsa. No, la mettiamo sotto il tavolo. Povera la mia Giulia. Lei ha fame e io le faccio visitare il free shop. Tu non puoi sapere quante volte mi è venuta voglia, fermandomi in autostrada ad un autogrill, di interrompere l'obbligo di quei maledetti tracciati, di saltare di un balzo i souvenir inutili, i giocattoli da non regalare mai e soprattutto i prodotti regionali. Nicolò, andiamo a sederci. I prodotti regionali, i prodotti dell'orto. A proposito,
Hai letto di quel ricercatore del Michigan? Tu non mi ascolti mai. Sì, spera di indurre patate e rape a produrre plastica biodegradabile. La grande speranza. Per favore, sediamoci. È un passo verso il futuro. Fra qualche anno i prodotti dei campi potranno essere veramente di plastica. Chi lo dice? Il giornale. Il giornale, giù. Eh già, il giornale. Ho fame, Nicolò. Fame di plastica. Non rovinarmi l'appetito, per favore. E il ricercatore del Michigan aggiunge scherzoso. Figurati, scherzoso. Faremo nascere patate di plastica che si affiancheranno ai pomodori di plastica che già si trovano nei supermercati. Oggi non mangerò patate. Ti decido. No, infilare gli stivali del gatto e saltare in diagonale, di un balzo, quella forsennata imbecillità. Nicolò, sono stufa. Lo hai mai fatto? Tu, Nicolò, non lo farai mai. Tu ti crogioli in quella che chiami imbecillità. Ne hai bisogno. No, non l'ho mai fatto. Non ho gli stivali. Ti ho proprio stordita, mia povera Giulia. Infatti tu non hai gli stivali. E allora siediti. Le giornate, i mesi, gli anni pieni. Nicolò, per favore. Basta, basta, basta. Non parlo più. Prego. I vostri menu, signori. Mangiano carne o pesce? Lo chef oggi ha ricevuto le primizie dal mercato. Un risottino con i funghi, posso consigliare? Faccia lei. Consiglio due menu degustazione. Come vuole lei. Allora, due bei menu degustazione. Nicolò, scusa, stavo leggendo. Tu non mi ascolti, vuoi ascoltare? Vino, signori? Le ho già detto. Certo, signore, provvedo personalmente. Vedrà, rimarrà soddisfatto. Allora, Giulia. Acqua minerale? Con gas o senza? Naturale. Del rubinetto, per intenderci. Certo, signore, provvedo subito. Oh, sei davvero insopportabile. Perché rispondere villanamente al cameriere? Vedrai, vedrai, ci porterà quello che gli pare. Io volevo scegliere. Scegliere? Abbassa la voce. Cosa vuoi scegliere? Per favore, stai calmo. Calmo? Cancellano il volo. Spostano il volo. No, signori, no per Diana. Sospeso per motivi tecnici. Cosa devo fare con il cameriere? Una scelta? Non voglio responsabilità. Non voglio scegliere un programma. Non voglio sentirmi dire che per motivi tecnici non è precisabile la consegna dei piatti. Ho lasciato libero l'angelo di farsi cacciare spontaneamente dal paradiso terrestre. Adesso anche il paradiso. Prima l'inferno, poi il limbo e adesso il paradiso. Il bello è che ti irriti, causa quella che tu chiami la logica dell'illogico. E poi la cerchi, anzi la provochi. Hai ordinato l'acqua del rubinetto? Cerca di capire. Questo signore che ci balla attorno... È il cameriere, Nicolò. Questo signore, Giulia, che vestito indossa? La divisa del cameriere. No! No, cara Giulia, veste brambilla. Il meccanismo si è inceppato. Veste brambilla il nostro angelo custode. Liscia, gasato, brambilla. Purché è sempre brambilla. A me non sembra un uomo sandwich. È più simile ad un grosso prosciutto. Se per motivi tecnici manca la gasata, il cameriere porterà la liscia e viceversa. Purché brambilla e solo brambilla. Non capisci? Ho voluto escludere... Chi? Brambilla. Basta, Nicolò, lasciami in pace. Hai visto? Sì, che ho visto. È in una nuova dimensione. Chissà, forse più tardi lo vedremo volare da questa finestra e passare indifferente radendo le guglie del Duomo. La tavola è apparecchiata. E forse... Non è brambilla, Giulia. Il cameriere è colto da follia. Cosa succederà? Mi raccomando, signori, l'ho vista di là all'improvviso, là dietro, nel corridoio che porta alla cucina. Poco fa mi ha aggredito, ha cercato di portarmi via il contrabbasso. Ho dovuto scusarmi, non ho altre scelte, o qui o fuori dalla finestra. Chi fuori dalla finestra? Il contrabbasso. Il contrabbasso? Me lo ha giurato, lo scaraventerà fuori dalla finestra, qui non oserà entrare. Lo spero. Chi lo scaraventerà fuori dalla finestra? Mia moglie, sì, mia moglie. Lo spettacolo si fa interessante. Isabella non lo può soffrire, io devo suonarlo, non posso, è la mia vita. Hai visto? Hai visto, Giulia? Che ti avevo detto? Lo spettacolo si fa interessante. Guarda, guarda. Apre con dolcezza la custodia e libera la forma. Ecco, scosta dolcemente il lenzuolo e osserva nuda la donna che dorme serena. Poppe grandi, fianchi immensi, i lunghi capelli stringono al pube. Ecco, ecco, accarezza con mani sapienti le generose curve. L'abbraccia e con attenzione rapita pizzica, striscia e stacca suoni lunghi e profondi. Digli di portarci da mangiare. Zitta, per carità! Non è più il cameriere.